lui che mi ha fatto la proposta di portare Maria qui. In un primo momento io avevo qualche dubbio e poi ho accettato, ma poi ho visto quello che è accaduto in questi giorni, dove arriva questa donna straordinaria, arriva tutto, arriva la vita, arriva l'entusiasmo, arriva la vita, arriva il sole, arriva la luce. E Maria ha donato a tutti quanti noi queste cose. Facciamo un applauso a Maria. Viva Maria! Una bella proposta, ci auguriamo che Maria unisca tutta la città di Caserta e faccia un cuor solo e un'anima sola di questa città. Ringrazio anche la corale dell'oratorio e la corale che anima la messa delle 10, che con un applauso anche a loro. Giuseppe Galvano che ha suonato Maria Grazia e alla cantante che ci ha proposto l'Ave Maria di Schubert questa sera e il canto. Grazie davvero a tutti, ai miei confratelli, i diaconi, i ministri, accoliti, lettori, tutti coloro che hanno contribuito per la riuscita di questa missione mariana. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dai tuoi sacramenti nel gioioso ricordo della Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia tuo presidio e onore di questa nostra comunità,
mitica le asperità dei tempi presenti, non ci sia mai per noi un futuro che di te non si illumini. Tu che assicuri il vino della gioia, tienici un posto al convito nuziale insieme con i servi solleciti che raddoppiano i talenti del loro signore. Stanno? O tu che per il talento di Camillo libera ci sarà. Tu sali sopra. I figli del pane e del vino restano noi insieme a prendere la cosa del vino. Adesso, numerosa, appassionata, soprattutto con caratterizzata da una grandissima devozione mariana. Spero che questo passaggio della Vergine Maria, con questi, accompagnata questi giorni di sosta, possa lasciare un segno benefico in tutta la comunità. Per avere voi tante espressioni di fede, vuol dire che avete avuto buoni pastori che vi hanno guidato. Vedo anche il fervente entusiasmo di Don Antonello che vi sta guidando in questo cammino. Davvero la Vergine Maria benedica tutte le vostre intenzioni e trasformi tutti questi nodi di te, che sia un segno del Regno dei Cieli. Auguri tanti! Va sotto?